Forza Italia è scesa in campo con dei candidati che rappresenteranno il canavese in queste elezioni e a seconda di come andrà magari rappresenteranno il canavese in Parlamento. Ma sicuramente andrà bene, perché comunque i candidati non solo di Forza Italia, ma parliamo della coalizione di centrodestra, quindi Fratello d'Italia, Forza Italia e la terza gamba, Noi per l'Italia, insomma, e la Lega Nord, sicuramente vinceranno sia la Camera sia il Senato, faremo gli eletti sul proporzionale, quindi ci si avvia verso una vittoria che, per quanto riguarda il canavese, significa piazzare dei canavesani e dei piemontesi in posti importanti, quali il Parlamento e quali il Senato. Come vedi questa legge elettorale? Beh, è una legge elettorale un po' strana, e come tutte le leggi nuove dovranno essere testate per capire quale sarà il risultato. Non è la legge che piace a me, questo lo dico chiaramente, infatti lo dimostro col fatto di essermi sempre candidato all'Europeo, dove si corre con le preferenze. È una legge fatta di collegi sicuri e di liste bloccate, quindi non è chiaramente una legge fatta per candidati come me, però è una legge che permette in questo momento, se ben utilizzata, e nel caso del centrodestra l'ha ben utilizzata, perché ha candidato candidati del territorio, ha candidato persone del Piemonte, della provincia di Torino, comunque garantisce il concetto di rappresentanza. Se ben utilizzata ai fini della rappresentanza territoriale può dare delle sicurezze, ai fini del determinare una maggioranza sicura di governo lo sapremo soltanto il 5 marzo. Ricordiamo che sono i candidati proposti da Forza Italia. I candidati, noi qui abbiamo la Virginia Tiraboschi, che è la nostra candidata sull'uninominale, che però appunto è candidata sull'uninominale, quindi candidato di coalizione sulla quale convergeranno i voti di Fratelli d'Italia, di Lega Nord e di Noi con l'Italia. E poi abbiamo la nostra Claudia Porchietto, che è invece la candidata sul proporzionale capolista, quindi sicuramente eletta, chiaramente, ma la conosciamo in quanto già assessore regionale, già consigliere regionale uscente, e quindi sicuramente saprà, non essendo lei di molto lontano, essendo appunto di vicino Venaria, quindi di Robassomero, quindi conosce bene questa parte di territorio, e quindi diciamo che la nostra rappresentanza è garantita. Poi, come io ho sempre detto, compito di un parlamentare e del sistema che usavo anch'io quando ero in Parlamento europeo, l'importante secondo me è rispondere al telefono.